Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Buongiorno a tutti, questa volta non vediamo una domanda di Dio, ma questa è una domanda che si fa Giobbe. Non potevamo concludere il Vangelo di Giobbe senza vedere com'è finita. Vi ho fatto diverse domande, sarebbero una cinquantina le domande che Dio fa a Giobbe, però sono tutte sulla creazione, diciamo. Quelle più importanti le abbiamo viste, quelle 3-4 domande più importanti che Dio fa a Giobbe, le abbiamo viste. Tutte domande che cercano di riportarlo a capire, che cercano di riportarlo all'umiltà, all'humus, quindi al fatto che lui è solo creatura e che l'unico creatore è Dio stesso. Sembra quasi duro Dio in quelle domande che abbiamo visto i giorni scorsi. Ma se questa durezza poi porta a un risultato buono, forse è la via giusta. Difatti, ad un certo punto Giobbe qui scrive: chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Nella serie ci ho provato, ma ho capito che proprio capivo niente. Difatti poi prosegue dicendo: davvero esposte cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami, dice Giobbe a Dio, io ti parlerò, ti interrogherò e tu mi istruirai. Non è più Giobbe a dirne di tutti i colori, ma è Giobbe a chiedere consiglio. Gli dice, ho detto troppe cose, è meglio che sto zitto, l'unica cosa che farò è chiederti di istruirmi, di guidarmi, di illuminarmi. E poi prosegue dicendo: ti conoscevo per sentito dire. Ora i miei occhi ti vedono, ora i miei occhi ti hanno veduto. Grazie alle domande che Dio ha fatto, ha aperto gli occhi a Giobbe, adesso capisce. È particolare perché solo attraverso delle domande, solo attraverso la parola che Dio gli ha rivolto, Giobbe inizia a vedere. Anche io e te, se vogliamo vedere le cose come Dio comanda, cioè nella sapienza di Dio dobbiamo imparare a rispondere alle sue domande, dobbiamo imparare ad ascoltarlo. Dobbiamo proprio imparare ad ascoltare Dio, allora la parola di Dio ci farà vedere chi è Dio. E guardate qual è il risultato di tutto questo. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici. Infatti il Signore raddoppiò quanto Giobbe aveva posseduto. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del passato. Cosa succede? Che dopo che lui, Giobbe, capisce che solo Dio è Dio, quando smette di dirne di tutti i colori, chiede a Dio: istruiscimi, Dio lo istruirà. Ci sono alcuni capitoli in cui, alcuni versetti, siamo nel capitolo 42 di Giobbe, alcuni versetti in cui Dio dice a Giobbe cosa fare. E Giobbe cosa fa? Le fa. E mentre Giobbe le fa, c'è scritto proprio: il Signore ristabilì, dopo che ebbe egli pregato per i suoi amici, perché Dio gli aveva detto di fare quello. Quindi, cosa ci insegna Giobbe? Beh, le domande che Dio ha fatto a Giobbe cercano di riportare Giobbe alla luce, alla comunione con Dio, al posto di magari essere arrabbiati con Dio, con tutti, col mondo intero, le cose non vanno, fermati, dice. E lo ferma facendogli delle domande, ma della serie chi ti credi di essere, abbiamo visto, delle domande che portano una piena conoscenza di chi è lui. Giobbe si ferma, dice a un certo punto, vi ricordate, metto una mano sulla bocca, sto zitto. Ascolto, non solo, poi arriva a dire: ho capito, istruiscimi, parla il tuo servo ti ascolta, la Madonna ci dirà qualunque cosa Gesù vi dirà, fatela, fatela, quello che Dio vi dice fate, non quello che vi passa in mente. E allora poi Giobbe chiede, Dio lo istruisce, ecco i doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, scienza. Dio lo istruisce e cosa succede? Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe,
Il Signore raddoppiò quanto Giobbe aveva posseduto. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Dopo tutto questo, conclude poi dicendo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di gioia. Padre eterno e santo, tu sei un Dio amante della vita. Un nemico attacca la vita di Giobbe. Un nemico interviene nella vita di Giobbe a rubare, uccidere e distruggere. E dopo quello Giobbe è arrabbiato, Giobbe attacca, Giobbe ne dice tante. Ma tu fai delle domande a Giobbe. Appena Giobbe si ferma un attimo dall'accusare, tu gli fai delle domande e riporti Giobbe a comprendere che è creatura e non creatore. Ecco il dono dell'umiltà, riposizionarci a quello che siamo realmente. Figli di Dio, ma sempre peccatori e solo creatore. Ed ecco che dopo tutto questo, Giobbe chiederà a Dio, ho capito, starò zitto, istruisci. E nel momento in cui tu istruisci, nel momento in cui tu Dio gli dai dell'indicazione e Giobbe lo fa, ecco che allora il nemico viene sconfitto e le benedizioni iniziano a scorrere come un fiume, abbondantemente nella vita di Giobbe. Giobbe aveva perso denaro, aveva perso l'economia e tu gliela ridai il doppio di prima. Giobbe aveva perso dei figli e ne ritrova ancora di più. Giobbe aveva perso la salute e si ritroverà invece guarito e in salute. Padre eterno e santo, desideriamo affrontare la vita in questo momento in questo modo, come Giobbe, ascoltando quello che tu hai da chiederci e chiedendoti solamente lo Spirito Santo e chiedendoti di istruirci. E allora, come Giobbe, anche noi diventeremo vittoriosi in ogni situazione. Amen, alleluia. Speriamo, crediamo di fare la fine di Giobbe. Giobbe ha vissuto un attimo di inferno, un po' di più forse di un attimo, e poi nel momento in cui si lascia educare, si lascia istruire da Dio, nel momento in cui smette di combattere contro Dio e non dubita più, dirà a un certo punto, non vi ho letto questo passo, comprendo che tutto puoi e che nessun progetto per te è impossibile. Comprendo che tutto puoi e che nessun progetto per te è impossibile. Dopo aver capito questo, si lascia istruire ed ecco che il tutto avviene e Giobbe sarà grandemente benedetto in ogni area della vita, nell'area affettiva, nell'area economica e nell'area, diciamo, della salute, delle relazioni e quant'altro.